Ma guarda, noi l'abbiamo spiegato e penso che lo spirito, ecco, che ne è venuto fuori da, e mi dispiace dirlo pure da parte di qualche sindaco dell'entroterra campano, è un qualche cosa che non riesco a condividerlo e a capirlo. Nel senso che noi abbiamo spiegato il perché abbiamo chiesto questa vaccinazione di massa. E arrivare quindi a dichiarare l'isola Covid free. Perché? Perché l'abbiamo chiesto per due motivi fondamentali, che poi vedo che ho visto che il governatore l'ha spiegato in maniera molto chiara. Innanzitutto perché abbiamo sempre detto, ed è questa è una verità senza possibilità di poter essere messa in discussione, che l'isola di Ischia pesa tanto. Ecco, nel bilancio della regione Campania in termini di prodotto interno lordo. Quindi c'è necessità che, appunto, come ho detto anche in un'altra intervista, c'è necessità che, ecco, nell'ottica generale, che qualcuno porta appunto la carretta, come si suol dire, nel senso che da un punto di vista economico-finanziario, stiamo assistendo anche notizie di qualche ora fa, ma anche di ieri, così della settimana scorsa, di tutte queste manifestazioni che si stanno sviluppando in tutta Italia. E credo che è sostanziale questa cosa, perché purtroppo i cittadini non riescono più veramente a organizzarsi. E guardate che io che faccio il sindaco e che sono poi il diretto contatto e quindi interlocutore con i cittadini, vi posso assicurare che da me stanno arrivando persone che io mai, ecco, mi immaginavo insomma, di queste situazioni che mi raccontano, cioè appunto negozi, quindi imprenditori, commercianti che per anni, da anni, io conosco che sono persone che comunque vanno avanti con il proprio lavoro, stanno andando sempre, sono andati sempre avanti con le proprie forze, e invece oggi, ecco, li vedi lamentarsi di un qualche cosa che va al di là del poco guadagno, cioè veramente vengono a raccontare delle storie che a raccontarle veramente, ecco, c'è da piangere. E quindi questo è il primo motivo, cioè il primo vero motivo è quello di poter dare possibilità all'isola e quindi di poter anche fruttare nel bilancio della Regione Campania, che in effetti tanto ne ha bisogno. E il secondo motivo è tecnico-scientifico, perché abbiamo sempre detto che alla fine, per poter meglio combattere questo maledetto virus, è quello di tracciare, di cercare di capire come si muove questo virus, cioè la curva pandemica, nel senso che è necessario capire appunto il contagio e quindi sviluppare in un'ottica, ecco, di questa campagna vaccinale, come poi in un luogo come l'isola, che per quanto grande sia, ma che comunque è circondata, come c'è possibilità di poter anche andare a ricavarne poi degli spunti scientifici, proprio per poter dare poi delle possibilità a chi magari poi deve decidere e deve darci delle ulteriori indicazioni. Cioè, noi non dimentichiamo che l'anno scorso, quando purtroppo è iniziata questa guerra, eravamo completamente all'oscuro di quelle che erano le regole principali in caso di pandemia, quindi in una situazione appunto come poi si è verificato. Oggi, ecco, combattiamo con armi, ma che comunque abbiamo visto che non sono ancora efficienti, ma che comunque abbiamo possibilità di poter, ecco, dettare delle indicazioni. Quindi in ragione di questo fatto, ecco che andare a vaccinare un'intera isola, dove poi c'è possibilità di poter capire meglio, perché c'è possibilità di tracciare, di capire come si sta muovendo, quali sono le indicazioni ulteriori che bisogna dare alla cittadinanza. Questa è un'indicazione che secondo me va perseguita. Poi non ci dimentichiamo un fatto: stiamo parlando di 60.000 anime.
Stiamo parlando che se tutto deve andare come deve appunto andare, qua stiamo parlando di 20 giorni, cioè nel senso che è chiaro che la priorità si è data sicura, certamente, e questo già è nei fatti per le fasce e le fasce deboli e sicuramente quelle che, con patologie. E poi è chiaro che stiamo dicendo che alla fine sono 20 giorni, quindi non è che qua si sta stravolgendo quello che potrebbe essere un piano nazionale, nel senso che magari ci vogliono mesi e mesi. Quindi, ripeto, a fronte di queste due grandi indicazioni che possono venire fuori, il primo l'aspetto economico e il secondo come indicazione scientifica, credo che secondo me lo spirito, ecco, polemico che si è sollevato intorno a questa situazione, a questa decisione, mi sembra che è fuori luogo, nel senso che c'è necessità di non, ecco, avanzare delle pretese che poi hanno solo alla base un sentimento egoistico, fatemelo passare sta cosa, ma c'è Grazie. necessità appunto solo perché è un'opportunità dove da questa opportunità ne possono poi venire fuori due grossi vantaggi. Grazie, Chiaro, chiaro. Grazie sindaco, grazie, un saluto e buona serata. grazie a voi di nuovo e buona serata, grazie.